E ora parliamo di sport, di tennis tavolo. Andiamo da Riccardo Ciccarelli. Riccardo. Gloria, un saluto a te e ai nostri telespettatori. Siamo ospiti della società sportiva Tennis Tavolo Arezzo per parlare però di All Stars e dei suoi atleti che proprio in questa disciplina sportiva qui si allenano e prenderanno parte a breve a importanti manifestazioni sportive. La prima data da segnare sul calendario è quella del 19 marzo. Sarà proprio Arezzo ad ospitare le fasi finali del torneo Special Tennis Tavolo. Adriano Marzocchi, vicepresidente di All Stars Arezzo, spiega i dettagli dell'evento sportivo targato Special Olympics e dedicato ad atleti con disabilità. La domenica si svolgerà qui ad Arezzo le finali dello Special Table Tennis, sono giochi a livello nazionale, giochi a squadre. Sono stati fatti dei concentramenti, due concentramenti al nord e le nostre due squadre si sono qualificate per prime. Incontreranno le prime due del sud, vale a dire la nostra squadra A incontrerà Messina, la nostra squadra B incontrerà Gela, due compagini siciliane, molto forti anche loro a livello nazionale. Marzocchi racconta come lo Stars si sia avvicinata al tennis tavolo e di come sia nato il rapporto di collaborazione con la SD Tennis Tavolo Arezzo, che ospita nei propri locali gli allenamenti degli atleti Special Olympics. Noi come All Stars pratichiamo un po' tutti gli sport e negli ultimi anni abbiamo cercato di approfondire anche questa disciplina perché ci sembrava opportuno farlo e perché a livello italiano viene giocata anche se ancora siamo in pochi. Abbiamo trovato atleti che avevano voglia di partecipare, ci siamo allenati e siamo andati avanti. Abbiamo trovato la palestra qui del Tennis Tavolo Arezzo, è stata una palestra subito accogliente che ci ha aperto le porte. Dopo una settimana avevamo le chiavi per venire ad allenarci quando volevamo e in Luciano abbiamo trovato come si può dire, un padre comprensivo. Per quanto riguarda la disciplina nello specifico, come è strutturata? C'è la presenza di un atleta partner poi durante le gare? Le gare possono essere tra atleti special, il doppio fra due atleti special, oppure il doppio con partner, che è un atleta special e un atleta che non fa parte di special, che giocano il doppio c'è qualche vincolo da parte dell'atleta non special che non può, diciamo, distruggere oppure sopraffare il gioco dell'atleta special. Deve essere di conforto, deve aiutare l'atleta special a completare il suo punto. Un altro appuntamento sportivo importante che attende anche gli atleti aretini è rappresentato dai Giochi Mondiali Estivi Special Olympics che si terranno a Berlino il prossimo giugno. C'è qui vicino a me Francesco Giorgi che è convocato in nazionale italiana per il singolo e lui parteciperà a Berlino ai giochi estivi che si terranno a giugno. Partirà come tutti i convocati in nazionale con i propri compagni, nello specifico il suo compagno sarà un ragazzo di Messina, Daniel Lamonica, con il quale giocherà il doppio. È stato convocato grazie ai buoni risultati avuti negli ultimi anni, al secondo posto italiano ottenuto l'anno scorso nei singoli e nei doppi. Francesco, come ti stai preparando per l'appuntamento di Berlino? Io mi sto preparando che mi sto allenando molto duramente per due volte a settimana, il martedì e il venerdì, col mio maestro. Perché hai scelto il tennis tavolo come disciplina sportiva nella quale gareggiare? Perché mi sembrava uno sport interessante, molto bello, pieno di qualità, pieno di tante cose belle, interessanti. Anche Timoteo Giabbanelli ha scelto il tennis tavolo e con All Stars sta ottenendo progressi in questa disciplina. All'inizio avevo trovato una difficoltà a fare il dritto e il rovescio, poi man mano che mi allenavo, insomma, ero arrivato a fare questi tornei qua molto belli e specialmente riuscivo a tirarle tutte bene nel campo e specialmente riuscivo anche a metterle tutte per bene nel campo e usavo delle tecniche che mi insegnarono a sua volta gli allenatori. Com'è nata appunto questa collaborazione e anche la vostra disponibilità nel offrire spazi, nel mettere a disposizione spazi per All Stars? Ma è nata semplicemente con la presenza di
di questi ragazzi in palestra, cioè una richiesta da parte loro di poter avere, non dico una sede fissa in quel momento, ma di provare a giocare a tennis tavolo. Invece è stato effettivamente che loro, questa sede è diventata una parte in comune insieme, perché abbiamo formato un gruppo che secondo me ha poche, in Toscana non ci sono altri casi del genere, sicché siamo molto soddisfatti. I ragazzi anche nostri si sono amalgamati con loro e si trovano veramente bene. Io non le giudico a livello di problematiche che loro hanno, ma li giudico solamente come persone che sono veramente brave, attente. Alleno i miei, ma alleno anche loro, e la soddisfazione anche è dello Special Olympics, ma anche del tennis tavolo Arezzo. Il valore dal vostro punto di vista dello sport anche come volano di inclusione, come strumento di partecipazione? Lo sport, diciamo che è un paradigma della vita, ci insegna, disciplinandoci, come hai detto te, a compiere i gesti adeguati, al momento adeguato, ci fa muovere il corpo, ci tiene in salute, e anche se alla fine dobbiamo competere contro altre persone, però alla fine sappiamo che è un gioco e che è un momento di incontro, un momento più che altro dove si fa conoscenza dell'altro. Abbiamo dunque sentito i protagonisti, il nostro in bocca al lupo agli atleti che prenderanno parte alle manifestazioni sportive che vi abbiamo presentato. Gloria, ti restituisco la linea, a te. Grazie Riccardo, grazie anche a tutti voi che ci avete seguito. Spunti e Spuntini termina qui, ci vediamo domani come sempre alle 13:15. Grazie.